sei il presidente di questa assemblea, non si può battibeccare con dei discorsi. Io voglio sapere chi sono. Se gentilmente mi presentate, una cosa, il mio nome è Giorgio Coppo. Bene, sì. Il suo nome qual è? Franco Fiorino. Benissimo. Facciamo vedere dove sono. Io sono cittadino della regione Lazio. Allora, non mi voglio a me. Guarda, cittadino della regione Lazio. Rappresento i cittadini della regione Lazio. Sì, questo chiede risposte. Ricordo. No, io sto zitto, lei deve stare zitto. Ancora. Perché lei è votato dai cittadini. Ma tu il presidente sei, Carlino. Poi io al primo arrivato e poi a fare i comizi. Allora, io ho detto prima, mi sembra se stiamo tutti qua a caso che possiamo riprendere questa importante audizione. E poi stiamo qua proprio in live. Che deve vedere il prefetto. Che stiamo qua pure su vostra lui aiuta il resto. Deve rispondere in maniera esaustiva alle domande. Beh, allora che cazzo? Dopodiché gradirei che sia il consigliere, ma sia anche gli ospiti. Sono venuto per sostenere la stessa posizione loro, io che volete. Allora, mantenere rispetto della commissione vuol dire far parlare i interlocutori in un posto, in un ambiente come quello della commissione così importante, al fine di dare tutti questa possibilità senza battibeccare, senza entrare in polemiche sterili che non portano da nessuna parte. Cerchiamo di rispettare il prefetto Pecoraro, che c'è sottile, che ci ha dato la possibilità di interloquire con noi, ma soprattutto cerchiamo di rispettarci tra di noi senza, secondo me, usare termini impropri. Oggi questa grande commissione, grazie al prefetto Sottile, mi chiedo scusa di sbagliare, mi dà la possibilità di parlare di un grosso problema, di un più importante problema, dove